Ciao a tutti ragazzi, bentrovati con Spark and Fae, qui Spark, e oggi sono pronto per affrontare Super Metroid. Allora, cominciamo subito. Un attimo che mi metto a posto i comandi. Ok. Dunque, perché Super Metroid? Beh, intanto mi piace molto la serie. E poi, Super Metroid è uno dei migliori della serie, ma anche uno dei migliori giochi del Super Nintendo. Quindi, perché non fare Super Metroid? Ok, va bene, l'ultimo Metroid in cattività è la Galassia in pace. Ho inizialmente combattuto i Metroid su Planet Zebes, vedete come sono bravo che ve lo traduco pure. E fu qua che ho scoperto i piani del pirata, del leader dei pirati spaziali, Giovallo Madre, per usare le creature e attaccare la civilizzazione galattica. Qua abbiamo una ricostruzione dello scontro con Cervello Madre del primo Metroid. Tra l'altro Cervello Madre sembrava una specie di cervello, appunto. Ok, andiamo avanti. Dopodiché ho combattuto i Metroid nella loro casa, nel loro pianeta casa, SR388, nel loro habitat, ecco. Li ho completamente eradicati, tranne una larva che mi ha seguito dopo essere nata come un bambino confuso. Perché infatti il Metroid quando nasce la riconosce come mamma, siccome è uguale a lui. Vedete che carino? È puccioso. Ok, dopodiché l'ho portato personalmente alla stazione di ricerca galattica, a Ceres, così gli scientisti avrebbero potuto studiare le sue qualità di produzione di energia. Ok, qua lo consegna a Gandalf. Gli scientisti, le scoperte degli scientisti furono astounding, strabilianti penso. Hanno scoperto che il potere dei Metroid avrebbe potuto Arnested, vabbè, avrebbe potuto garantire delle buone cose alla civilizzazione. Qui infatti stanno studiando la creatura. Soddisfatta di tutto quello che tutto ciò andava bene, ho lasciato la stazione per cercare nuove taglie, nuove missioni. Ma non mi sono allontanata molto da quegli asteroidi, che ho trovato un segnale di pericolo. Ceres Station era sotto attacco. Oh no! Cioè, allora, ha appena lasciato la stazione e arriva sotto attacco. Qua, o è il suo tempismo che fa cagare, oppure sono i pirati spaziali che sono furbi. È la prima, secondo me. Ha avuto sfiga. Sì, decisamente. Oh, che bella stazione. Allora, scendiamo. Tra l'altro posso vedere che sono pieno di abilità. Ok. Allora. Qui. Ma che cosa? Oh no! Che cosa è successo? Spero che almeno il Metroid sia salvo. Ecco, eccolo. Guarda. Ballo, è il momento di un ballo swag. Ho trovato il Metroid, ho trovato il Metroid, ho trovato il Metroid. Oh, cacchio. Questo è Ridley! Ok, questo è Ridley, appunto. Che mi sta anche bombardando. Ma io sono troppo forte. Aia, io sono troppo forte per lui. Aia. Non può competere con me. Ok, questa qua è una battaglia che so già che non posso vincere, perché se il gioco me lo fa affrontare così presto è perché devo perdere per forza. Quindi Ridley, ammazzami, grazie. Sì, lo so che sei forte, dai su. Aia, bravo. Dove è andato? Oh cazzo, aia. Ok, è scappato. Emergenza. Autodistruzione attivata. Evacuare la colonia immediatamente. Un minuto. La miseria, no? Un minuto. Sono troppo veloce per questo gioco io. No, poverini. Vabbè, che si fottano. Aia. Il gas. Aia. È potente il gas. Il vapore più potente che io abbia mai visto in un gioco. Aia.
un gioco del Super Nintendo. Non si sa mai che un gioco più avanti ci sia un Super. Bella miseria, sì. Si inclina pure. Ma scusate, questo gioco è altro che PlayStation 4. Qua le meccaniche erano avanzate come. Cioè. Guarda, si inclina anche dall'altra parte. Nuova generazione che. Non innova un cavolo, non innova. Cioè, un millisecondo prima che esplode. Ma veramente Samus che tempi col tempismo non c'è. Planet Zebes, ah, che bello. Dunque possiamo dire che questa storia inizia in questo modo. Ceres una volta. Sì, lo so, non fa ridere, ma lasciatemi dire le mie minchiate così poi sono contento. Bene, 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 bene. Eccoci atterrati su questo pianeta che mi offrirà una calda accoglienza, come già so. Allora, se non sbaglio si va di qua. Procediamo. Degli insettini che scappano, eh? Hanno capito che non possono competere con me. Ok, di là non posso andare. Qua, se non sbaglio, era bloccato. Ecco, queste belle porticine verticali le hanno tolte in quelli nuovi. Cioè, che poi i nuovi in realtà hanno fatto soltanto Fusion 2D. E vabbè, il remake del primo. Però le hanno tolte. Fatto sta che le hanno tolte. Peccato perché erano belle. Porticine verticali. Fanno solo quelle orizzontali. Su, un po' di fantasia, Nintendo. Ah, questo qua era la vecchia Turian. Vedete, qua ci stava Cervello Madre. Adesso sono io Cervello Madre. Ok, basta. E niente, qua. Qua dove si combatteva. Però poi è esploso, come sappiamo. O come dovreste sapere. E se non lo sapete, adesso lo sapete. E quindi non è rimasto molto. Anche se dopo un'esplosione del genere pensavo avesse spazzato via tutto. Comunque, scendiamo per questo bell'ascensore. Ed eccoci in un posto blu, che ricorda quello del primo Metroid. Infatti qua c'è la morfosfera. E abbiamo già un'abilità. Oh, avete visto? Come sono bravo. Oh, queste qua. Si sono girate queste facce. E questo qua mi sta riprendendo. Oh, lasciami stare. Don't look at me. I'm too beautiful for you. Di qua. Qua è bloccato. Come sono intelligente. Come sono perspicace. Cioè, un'altra abilità. Ma sto gioco è veramente bravissimo. Ho appena iniziato e già mi dà missile morfosfera. Cioè. Vedete? Una calda accoglienza come vi avevo detto. Ok, proseguiamo. Saliamo. Aia. Adesso qua dovrei riuscire ad aprirla con i miei. Me li ha ciucciati tutti. Vabbè, ma sei un ciucciamissile. Ok, era brutta questa, sì, però. D'altronde. Ancora? No, lasciami stare. Altri missili, bene, bene, bene. Ho trovato un passaggio segreto. No, mi sa che non posso entrare, aspetta. De. No, non posso, ok. Tu lasciami stare. Allora, torniamo indietro che non penso di qua ci sia altra roba. E continuiamo la nostra fantastica avventura su questo fantastico pianeta con la sua fantastica. Si sono girati. Si sono girate le facce. Come prima. E adesso comincio ad avere paura. Eccoci a Turian, cioè Turian esplosa, quella che non è più Turian ormai. Ecco, calda accoglienza, appunto, come stavo dicendo. T'amore. Ciao. C'è una mira di merda. Sono bravo. Ma sono forti, cioè. Un raggio, eh.
state veramente a cagare. Voi pensate di mandarmi un esercito contro per sconfiggermi? Questo qua imitava Mother Brain. Cervello madre, come cavolo volete chiamarla? Va bene. Aia, saliamo su. Te muore. Salto a pareta. Ci tengo a sottolineare che pareta l'ho detto con la A perché non c'è una spiegazione. Pareta. Te muore. Aia. Quello sfigato là cosa fa? Ma c'hanno gli occhi laser. Ma neanche quelli degli X-Men c'hanno gli occhi laser. Cioè, in realtà sì, ma non così belli. Guarda. Sfigati. Muori. Muori anche te. Adesso guarda dove ti piazzo il cannone. Guarda, Sa! No, aspetta. Sa! Ecco. Così impari. Questo era un ascensore una volta, immagino. Si vede della forma. Ok, saliamo su per il tubo. Questi sono Gimmer. Gimmer o Zoomer. Gimmer, Zoomer, non lo so. Gimmer o Zoomer, io non la so la differenza. Se voi la sapete, buon per voi. Io non so la differenza. E basta. No, perché siccome in Metroid Prime la differenza c'è e si vede, qua la differenza non si vede. E quindi io non la so. Te muori, non so come ti chiami, non me ne frega. Te, non, te neanche. E muori. Vabbè, fottiti. Entriamo qua. E vediamo cosa c'è. Oh! Questa dovrebbe essere la mappa. Sì, mappa appunto. Crateria! Mi trovo a Crateria. Oh, ma là c'è Brainstorm! Io voglio andare a Brainstorm. Cioè, Brainstar è brutto, suona male. Brainstar. Diciamo Brainstorm. Ok, Brainstorm. Andiamo a Brainstorm. Ma che Crateria? No, Crateria è troppo italianizzato. Crateria. Crateria suona meglio. Gimmer Zoomer Murder muore. Muore. Allora, aspetta. Qua c'è un salvataggio. E andiamo nel salvataggio. Oh. Would you like to save? Certo. Ok ragazzi, spero che vi sia piaciuto questa prima parte del gameplay. Sì, non so, non abbiamo fatto praticamente un cazzo, quindi seguitemi ancora nella seconda, che lì ci divertiamo veramente. Non badate ai doppi sensi. Alla prossima missione. Swag, 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 swag. Missione, alla prossima episodio, ma che cazzo sto dicendo?